Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Eccoci con il solito video riguardo gli ultimi messaggi e circolari IMSS. In questo video ci concentriamo sul messaggio numero 1147 pubblicato ieri 14 marzo 2022. Vediamo dunque insieme tutti i dettagli in questo breve video. Prima di visionare il video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. L'IMSS con il messaggio numero 1147 pubblicato ieri in data 14 marzo 2022 ha dato una serie di informazioni riguardo il fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Nello specifico, nel messaggio è spiegato che ai fini del versamento del contributo ordinario dovuto al FIS, i datori di lavoro valorizzeranno all'interno di denuncia aziendale altre partite debito l'elemento altre a debito 2 indicando i seguenti dati. Nella causale a debito il codice M131 o M149 già utilizzato, in retribuzione l'importo dell'imponibile che viene calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori che sono interessati, insomma a debito l'importo del contributo pari allo 0,45% dell'imponibile contributivo da 5-15 dipendenti con codice M149 pari allo 0,65 dell'imponibile contributivo oltre 15 dipendenti con codice M131. Per tutti i dettagli più specifici, in ogni caso rimandiamo direttamente al messaggio dell'IMSS numero 1147. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione. Al prossimo video e un saluto a tutti.